Buongiorno a tutti e come sempre benvenuti ad un nuovo Astracafè e siamo arrivati alla fine del primo mese insieme, woohoo! 31 video tutte le mattine alle 7, ci siamo visti, abbiamo parlato di un sacco di cose diverse. Trovate tra l'altro la playlist sotto, ve la lascio così potete rivedere, potete anche dirmi quale dei video di questo mese è stato il vostro preferito. Per me è stato davvero una delle esperienze più emozionate che ho mai fatto da quando ho iniziato a fare video su YouTube. È stato davvero bellissimo poter passare questo mese insieme e non ce l'avrei mai fatta, dato anche il carico di lavoro dietro, senza il vostro incoraggiamento, senza i vostri messaggi, anche se non ho potuto ancora rispondere a tutti. Vi assicuro che ogni singolo messaggio che mi avete scritto ha contribuito a rendere tutto questo possibile, quindi volevo soltanto dirvi che per me riuscire a fare un intero mese di video tutti i giorni e video a cui poi ho lavorato, per alcuni di questi ci lavoro da 2, 3, 4 mesi dietro, è stato veramente, veramente come rinnamorarsi di fare video di nuovo su YouTube. Quindi grazie di cuore per avermi dato la possibilità di vivere insieme questa cosa, perché me lo ricorderò per sempre. Anche se poi spero di continuare così senza un termine in vista, cioè spero di andare avanti finché posso. Però questo primo mese sarà davvero, cioè me lo ricorderò per sempre come il primo mese, perché è stato emozionante iniziare a capire come fare le cose, imparare come mettere insieme le cose, come montare i video, arrivare alle 5 di mattina a farli. Quindi davvero non mi stancherò mai di ringraziarvi e dirvi quanto questo che abbiamo creato insieme alla fine per me è speciale, per me vale tutto, tutta la fatica che ci metto dietro, e sono orgoglioso tutte le volte di quanto siamo riusciti a creare una bella community. Comunque, per festeggiare e chiudere in bellezza questo mese, oggi parliamo di una delle riprese per me più emozionanti e importanti degli ultimi anni di astronomia, che è di quattro esopianeti che orbitano intorno alla loro stella a 129 anni luce da noi. E abbiamo ottenuto un video di questi pianeti e potete vederli mentre orbitano intorno alla stella. Ed è da brividi tutte le volte, e anche se magari ormai in questi anni ci stiamo abituando a parlare di esopianeti sempre più spesso, è facile scordarsi che soltanto nel 1995 scoprivamo il nostro primo vero esopianeta intorno ad un'altra stella. Quindi davvero abbiamo fatto dei salti da gigante, viviamo nel bel mezzo di un'età d'oro dell'astronomia ed è difficile rendersi conto della portata delle scoperte, per lo stesso motivo per cui sotto una montagna a volte è difficile rendersi conto di quanto è alta. Quindi quando parliamo di queste scoperte, pensatele anche in prospettiva storica di secoli e come tra secoli riguarderanno queste prime grandi scoperte, i nostri giganteschi passi che facciamo sia in campo di esplorazione spaziale con umani, sia in campo robotico, ma anche in campo della scoperta dei primi mondi intorno ad altre stelle nella nostra galassia. Ok. Ok. Comunque, prima di guardare il video, ecco alcune cose di base da sapere riguardo a cos'è che state vedendo e come interpretarlo, e poi ci torniamo sopra e parliamo delle caratteristiche di questi pianeti e della loro stella, e anche di cos'è che possiamo imparare da questo sistema riguardo a come sono andate le cose nel nostro giardino di casa, dove ormai le tracce di come erano agli inizi i pianeti sono un po' scomparsi, perché il nostro sistema ha qualcosa come 4,6 miliardi di anni, mentre questo ha tra 30 e 40 milioni di anni, per cui possiamo trovare qui tracce molto interessanti di come si formano e si migrano i pianeti. Comunque, quando guarderete le riprese vedrete che la luce della stella non si vede, e questo è perché abbiamo usato uno strumento chiamato coronografo, che ci permette di togliere di mezzo la luce della stella che non ci interessa e che altrimenti inonderebbe tutti gli oggetti molto molto più pallidi intorno, come appunto i pianeti, che tra l'altro in questo caso sono un po' come dei piccoli specchi piazzati accanto a un faro. Noi, bloccando il faro, riusciamo a vedere la luce che questi specchi riflettono indietro. Dico specchi anche perché, per nostra fortuna, sono pianeti molto grandi e gassosi, sono tutti giganti gassosi più grandi di Giove, e questo rende più semplici le cose perché riflettono molta più luce indietro. Sono anche tutti e quattro molto più lontani rispetto ai nostri giganti gassosi rispetto alla loro stella. Per esempio, il più vicino tra questi quattro pianeti, quello più interno che vedrete, si trova a 27 unità astronomiche dalla propria stella, che, per darvi un'idea concreta, è più o meno la distanza a cui si trova Nettuno, l'ultimo pianeta del sistema solare dal Sole, e Nettuno si trova a 30 unità astronomiche, quindi più o meno siamo lì, anche se in questo caso, se foste su Nettuno, vedreste il Sole molto molto più piccolo rispetto a questa stella, perché questa stella è più grande, più luminosa, più giovane, quindi brilla un po' di più. Comunque, di questo parleremo tra un secondo. Un'altra cosa interessante da tenere a mente mentre vedete questi quattro pianeti muoversi è che dietro ci sono 7 interi anni di osservazioni.
Le osservazioni sono state fatte con uno dei più grandi telescopi che abbiamo, il Keck Telescope, uno dei due in realtà perché sono telescopi gemelli, piazzati in cima a un vulcano alle Hawaii, e abbiamo ottenuto ogni anno un set di dati e da ogni set è stata ottenuta una foto, per cui alla fine abbiamo avuto 7 foto e tutto il lavoro è stato fatto da uno studente dell'Università di Berkeley chiamato Jason Wang, che si è messo e non solo ha preso le foto, le montate, le ha preparate, però poi ha interpolato il tutto quanto con dati creati digitalmente in modo da vedere più fluido il movimento dei pianeti. In pratica da 7 frame abbiamo ottenuto 100 frame, quindi sono 100 foto e in queste 100, 7 sono esattamente quelle ottenute con il telescopio, le altre sono semplicemente ricreazioni digitali che permettono di vedere i pianeti muoversi più fluidamente, però alla fine comunque si basano sui dati veri, perché semplicemente magari sapevamo che ora il pianeta è qui e deve muoversi fino a qui e sappiamo che va lì perché l'abbiamo visto dopo, abbiamo ricreato i frame che mancano in mezzo così da vedere in maniera più fluida il movimento. Però a parte questo, ed è un lavorone da fare così bene, quindi tanto di cappello a Jason, a parte questo, un'altra cosa importante da tenere in considerazione, così dopo ci ricolleghiamo a questo quando parliamo dei pianeti, è che questi quattro sono in risonanza orbitale. Cosa significa? Che si influenzano gravitazionalmente tra di loro e sono in una risonanza 1, 2, 4, 8. Dal più interno al più esterno, cosa significa questo? Che quello più interno è, orbita 8 volte per ogni una orbita di quello più esterno. Ok? Detto in altro modo, praticamente, per esempio, questo più interno orbita 4 volte per un'orbita di questo, questo 2 volte per un'orbita di questo. Quindi periodicamente si incontrano tra di loro e vediamo una risonanza simile per esempio tra i satelliti di Giove. Anche in questo caso le lune più interne di Giove sono in risonanza tra di loro e si influenzano gravitazionalmente, si danno delle spinte e questa cosa non è stabile sul lungo periodo e questa cosa può poi portare a migrazioni tra pianeti o pianeti che si allontanano. Può anche portare, e questa è una delle cose per me più straordinarie di questo sistema, può anche portare a un pianeta che viene lanciato fuori dal sistema. Per cui a un certo punto in futuro, certo, ci vorrà una fortuna non indifferente, però è possibile che a un certo punto vedremo uno di questi quattro pianeti che ora orbita intorno alla stella iniziare a uscire dal sistema ed essere praticamente cacciato via dal proprio sistema planetario. Wow, questa sì che sarebbe una roba da libri di storia, vedere un pianeta che viene espulso dal proprio sistema. E magari capita tra un secolo, magari capita tra due secoli, però quando capiterà, il motivo per cui avremo la possibilità di sapere in dettaglio come un pianeta può scappare o essere espulso dal proprio sistema è perché abbiamo avuto dati già da ora. Quindi il fatto di avere dati ora è un po' come avere un jolly per tutti i dati ottenuti anche tra secoli. Per cui l'astronomia è molto particolare come scienza, perché basandosi su osservazioni, man mano che va avanti nel tempo, si arricchisce sempre di più. I dati che otteniamo non invecchiano mai, migliorano moltissimo, però non invecchiano, non diventano mai veramente del tutto superflui i dati di osservazione, perché ci permettono di vedere alla lunga come le cose si evolvono. Comunque ho parlato anche troppo, vi lascio vedere il video e poi parliamo delle caratteristiche di questi pianeti. E comunque il video poi rimane sotto sfondo, quindi lo vedete più volte. La stella che vedete si chiama HR 8799, come dicevamo si trova a 129 anni luce da noi, ha circa 1,5 volte la massa del Sole, è molto più brillante del Sole ed intorno a, che noi sappiamo, 4 pianeti che in ordine sono E, D, C e B. Dal primo all'ultimo compiono un'orbita intorno alla propria stella ogni 45, 100, 190 e 460 anni. Parlando un attimo di questi pianeti, dicevamo che sono giganti gassosi, però una cosa interessante è che sono tutti molto più massicci di Giove, hanno masse intorno a 7-10 volte la massa di Giove, sono molto vicini al limite e oltre questo diventano delle nane brune, perché iniziano ad avere processi molto più simili alla fusione e quindi sono una specie di via di mezzo tra un pianeta e una stella. Abbiamo anche guardato questo sistema nei infrarossi e abbiamo visto che i pianeti sono molto caldi e probabilmente di un colore più vicino al rosso. Il fatto che siano caldi è interessante perché probabilmente è il motivo per cui
espandendosi sono diventati un po' più grandi di Giove in dimensione, ma andando avanti nel tempo, raffreddandosi dovrebbero diminuire e passare più a dimensioni tra 0,8 e una volta il diametro di Giove, mentre la massa dovrebbe rimanere quella. Infine, cosa ci può insegnare il sistema HR8799 del nostro sistema solare? Beh, la cosa più affascinante è vedere questa risonanza tra i pianeti, perché non sappiamo se a un certo punto della storia dei nostri pianeti è successo o se potrebbe succedere di nuovo in futuro, perché i pianeti continuano ad avere piccole oscillazioni e, per esempio, ci sono stati dei studi riguardo a una possibile risonanza nel sistema solare tra Giove e Mercurio, che potrebbe lanciare fuori Mercurio e spostarlo nella direzione dei pianeti interni del sistema solare, e questo potrebbe scatenare un gioco di gravità di pianeti che potrebbe portarci sulla nostra testa Venere. Quindi praticamente Venere e Terra potrebbero entrare in collisione. Oppure la Terra potrebbe essere lanciata fuori dal sistema solare per via di questa interazione. Quindi, e con questo vi saluto, vi mando un grande abbraccio da parte mia e anche di Victor lassù. E noi ci vediamo domani mattina con un altro Astro Café. E voi continuate ad essere meravigliosi come sempre. E ancora grazie di cuore di tutto quanto e di esistere, di essere così incredibilmente meravigliosi e di tutti i commenti. Grazie davvero.